La ripresa del campionato della formazione allievi nazionali Under 17 Lega Pro l'Arezzo, che è allenato da Alessandro Violetti, che viene da un periodo favorevole, due vittorie consecutive con le quali la formazione di Violetti si sta riprendendo. Prima la vittoria 2-0 in casa della Pistoiese, poi il successo con il Livorno per 2-1 prima della pausa, 6 punti che hanno permesso all'Arezzo di risalire dalla zona bassa della classifica, e quindi insomma si apre sicuramente un girone di ritorno che potrebbe essere più interessante. Masetti, De Foglio, l'Arezzo che cerca di ripartire. Chioccioli, palla verso Billi, che è in posizione abbastanza solitaria, in ritardo Menapace. Billi arriva in aria, finisce a terra, calcio di rigore, contatto Menapace. Billi, può essere la svolta positiva per l'Arezzo, ammonito anche Menapace. Parte Ricci, sinistro spiazzato, il portiere scatena, e su questo gol finisce il primo tempo. L'Arezzo chiude in vantaggio 1-0 proprio in extremis. Il calcio di rigore di Marco Ricci, che porta 10 i suoi gol stagionali, va in doppia cifra, porta l'Arezzo avanti 1-0. Un primo tempo combattuto contro un'ottima Lucchese, che subito recuperato da Del Carlo, che aveva tirato dopo pochi secondi all'inizio del primo tempo. Stavolta la smista su Bellomini, che rimette in mezzo. Attenzione al tocco sbagliato che favorisce il gol di Grossi, immediato pareggio della Lucchese. Su questo errore di De Foglio ha pareggiato la Lucchese con Grossi, si deve ribattere. Punizione, vediamo un po'. Ricci è stato baciato da Calussi, vediamo un po' se porta fortuna. Parte Ricci, cerca la battuta verso la porta, meravigliosa punizione di Marco Ricci, la doppietta, il gol del 2-1. Il bacio di Calussi gli ha portato bene, ha trovato una gemma su calcio di punizione. L'Arezzo passa in vantaggio di nuovo con il suo bomber Ricci, sono 11 con questo, una straordinaria punizione, una parabola spettacolare, nulla da fare per il portiere Scatena. Una parabola bellissima, l'Arezzo in vantaggio dunque al 31esimo, 2-1, nuovamente avanti la formazione Amaranto. Per il lavoro che stanno svolgendo all'inizio dell'anno, esempio, faccio un esempio tangibile. Questa, una partita come questa nel giorno d'andata l'avremmo sicuramente persa, perché magari sulle caratteristiche fisiche, come hai visto oggi, soffriamo un pochino, no? Perché gli altri hanno più struttura. Noi anche oggi avevamo un campo dall'inizio, 5 ragazzi del 2001, ne sono entrati altri 3, e quindi da questo punto di vista un po' paghiamo dazio. Con l'esperienza, gli allenamenti, il percorso di crescita che stanno facendo, capiscono sempre di più quando marcare lo spazio, quando marcare l'uomo. Poi, per quanto riguarda la fase di possesso palla, invece devo dire che anche oggi, nonostante un terreno molto impegnativo e difficile, come idea di calcio hanno sempre cercato sviluppo basso, perché gli dico sempre che è fondamentale, al di là delle difficoltà atmosferiche o avversarie che ci possano essere, che loro portino avanti i loro principi di gioco. E da questo punto di vista, ragazzi, sono una soddisfazione incredibile. Non perdono mai la propria identità. Quindi sono veramente contento con loro, perché poi i risultati, come dicevi giustamente te, aiutano a lavorare meglio e a prendere sempre più convinzione in quello che facciamo.